Sì. Perfetto, sì, siamo all'inizio del campo numero uno, al servizio la coppia Maccarone-Rugani che hanno vinto il sorteggio. Comincia Maccarone che adesso si posiziona a sinistra, ricordiamo che il giocatore di sinistra è quello che magari dovrà spingere di più, chiudere un pochettino di più il punto, mentre che risponderà Luca Marcheggiani. Vediamo e cominciamo a vivere questa prima tappa della Illumia Padel Cup. Ecco il servizio. Bella volea di rovescio alla griglia di Maccarone. Bravo, molto bene. Di Caio non arriva al doppia parete. Quindi il primo 15 cade per Maccarone e Rugani. Allora in tempo non è possibile saperlo perché ricordiamo che si gioca al meglio di tre set, il set se finisce a 6 sempre che sia con differenza di 2, quindi 6-4, poi se si arriva a 5 pari si va a 7, poi se si arriva a 6 pari si fa un tie break a 7, quindi potrebbe finire anche 7-6, però in media di tempo non possiamo calcolarlo o essere precisi. Bravissimo Rugani qua a chiudere dall'alto sul campo 1. Maccarone, bandeja appoggiata al fondo campo. Un'altra, il primo vetro laterale dove fa danno. Ecco, Di Cagno non riesce a tenerla in campo. Primo game, Maccarone e Rugani 1-0, cambio campo. Comincia così questa bellissima partita già con giocate molto, molto interessanti. Al servizio Marcheggiani, è nato in Ancona nelle Marche, bellissima questa di Di Cagno appoggiata al centro dove sempre paga, il centro nel padel sempre paga, perché? Perché fa mollare la posizione dei due giocatori che sono nel campo avversario. Bravo Rugani! Il primo per 4 della giornata fatto da Daniele Rugani, certamente alto, quindi è molto più facile. Servizio laterale. Vela vuole al centro, bellissima cicchita di Rugani nella ricerca, purtroppo non è passata, quindi il punto cade per Di Cagno e Marcheggiani. Errore di Cagno qua in fretta, direttamente al vetro. Cercando il rovescio, fa sbagliare a Rugani che viene due risposte sbagliate. Maccarone alza, Di Cagno al centro, Maccarone appoggia. Bravo Paolo, Luca scusami qua.
anche Paolo bravissimo, fa passare, si gioca nella metà del campo, Maccarone spinge, Di Canio salva, bellissimo, tanto effetto di Ruani, controllata molto bene, punto lungo, punto bellissimo, bravo, bravissimo Marchegiani in difesa, se lo porta lui al punto, si porta il 1 pari, bellissimo, bellissimo game, molto lottato, 1 pari, Maccarone Rugani, Marchegiani Di Canio. Molto bene, certo. Qua intanto lottatissima, punto a punto si gioca nel campo centrale, Di Canio, uscita di parete forte al centro, arriva Rugani, bel punto lungo come praticamente tutti. Allora, qua sul campo 1 tecnicamente tutti e quattro sono abbastanza forti, si vedono colpi molto molto puliti, si vedono colpi dall'alto, soprattutto dove ci vuole più tecnica, ben fatti, quindi direi cioè, un 50% a tutti, li darei, cioè, tutti bene. Poi chiaramente qua su uno sport che bisogna anche sottolineare che non sempre vince quello che ha più tattica, quindi tecnicamente e fisicamente conta tanto, quindi lì si equilibrano le cose, no? La suerte ci vuole sempre, però cioè, più lungo si fanno i punti, più lunga si fa la partita, sicuramente vincerà quello che gioca meglio. Però sì, ogni tanto il colpo di fortuna bisogna averli, no? Sì, anche qua, cioè parlando anche del colpo di fortuna, Totti che prende una palla dall'alto, cammina sul nastro e cade dall'altra parte del campo, quindi punto per la loro coppia. Sì, equilibrati, sebbene Totti e Candelà hanno un break al loro favore, però senza dubbio sì, si sta giocando una partita anche molto equilibrata. Ecco, un'uscita di parete appoggiata al centro per fare tornare indietro agli avversari, qua bel pallonetto, anche se dopo rimane un po' alta, Totti decide non spingere, ecco. Io Zenoni, fratelli Zenoni, caspita, rispondono molto bene, Emiliano, guarda che non ne perdono una, davvero sono veramente prontissimi, li vedo molto concentrati, gran focus sulla partita, che dici? Sì, coincido completamente con te, coincido completamente. Ok, 4-1 Totti Candelà. Qua intanto Marchegiani e Di Canio hanno conseguito il primo break, 2-1 sopra, 15-0, pallonetto, Rugani che attacca con una vivora, Maccarone anche, Rugani che spinge, fa tornare la palla al suo campo, 15 pari.
bravo Di Canio, tiene sempre la diagonale. Maccarone che fa una bassa e una alta, tattica molto utilizzata. Qua sbaglia nella ricerca di cambiare il gioco, di far giocare anche al suo compagno, sbaglia, la palla rimane nel nastro, quindi siamo 30-15. Bravo! Di Canio e Marchegiani che difendono tutto quello che arriva e fanno sbagliare. Molto bene qua Paolo a prendere una palla dall'alto di Massimo, che era complicatissima, giocata sul primo vetro laterale, bassa, comunque sia è andato molto molto bene sotto, l'ha presa e ha fatto sbagliare. Rugani ancora con la risposta di rovescio che non riesce a trovarsi bene. 3-1, break confermato. Come vai Emiliano? Ogni tanto ci ritroviamo io e te, vediamo cosa scrivono in chat. Seguiamo anche i nostri amici. Sì, certo, Mickey Bridge, grandi ragazzi, torneo incredibile. Quindi habla en español. Sì, están jugando bien, están haciendo mucho. Quindi sì, la gente anche che comincia ad arrivare. Mentre qua nel campo 1, 40-0, Maccarone Rugani, 1-3 sotto. Ecco, servizio a rete. Maccarone. Ecco, Di Canio che alza. Poggia, palla che va sotto, la tiene bene Marchegiani, gioca di controvalso, Maccarone che spinge, però Di Canio lo aspetta già sempre lì, si è abituato a quella palla. Bella, bravo Rugani, pallonetto corto, finta, bellissimo, bravo Di Canio. Bravo Di Canio per scrivere il 15 in questo game. Rugani dall'alto che quando la prende bene fa paura, bravissimo Di Canio il tiro. Massimo che per la seconda volta di fila sbaglia, la lascia a rete, secondo me dovrebbe cambiare un pochettino il suo gioco dall'alto perché Di Canio le ha preso proprio la mano. Ecco, cambia, mette in difficoltà a Marchegiani, però che comunque riesce a tenerla molto bene in campo. Rugani dall'alto che approfitta, sì, per tre. Palla fuera del 20-10. E di questo modo, bellissimo, chiudono il secondo game. 3-2 a favore di Marchegiani Di Canio. Thank you.
tutto a mal che genere il servizio. Cominciato il sesto game di questo primo set, un vantaggio di un break. Ecco, Di Cania, palla al centro, per tre, no, è stato vicino, recupera, bravissimo Macarone, bravissimo Di Cania a rimetterla in gioco, bellissimo punto. Corda col pallonetto, spinge Macarone. Punto incredibile, ragazzi, eh? Padel puro, sbaglia ancora Massimo, palla sulla griglia dopo un punto bellissimo che segna il 15-0 per Marchegiani Di Cagno. Errore di Cagno direttamente al vetro, 15 pari. Marchegiani al servizio, ricordiamo che è stato il portiere con maggior numero di presenze con la maglia della Lazio, per essere preciso 339 presenze col club laziale, proprio una leggenda. Sbaglia qua Daniele l'intento di andare lungo linea con l'angolo stretto stretto, la palla va fuori, 35. Molto bene Cagno che adesso spinge Rugani avanti, non arriva, puntasso, puntasso della coppia Marchegiani Di Cagno, 40-15, a un punto di ancora confermare il vantaggio di un break. Servizio che mette in difficoltà a Daniele, 4-2. Twitch, vi facciamo compagnia durante tutto il giorno di oggi, durante tutto il giorno di domani, con tantissime partite in questa prima edizione della Illumia Padel Cup, che riunisce 32 ex calciatori che si sfideranno per vedere chi sarà capace di vincere questa bellissima coppa che, come aveva ben sottolineato Eleonora, incontra la solidarietà, quindi diventa uno spettacolo ancora più bello. Ok, pallonetto bellissimo del Marchegiani, Di Cagno che esce in diagonale, la palla viva tantissima qua, ci fa godere una partita molto interessante. Qua Macarone che era fuori posizione, per quello che fa tantissima fatica a buttarla su, anzi la palla rimane nel proprio campo, quindi 15 pari. Marchegiani alto al centro, Macarone uscita di parete al centro, molto tattico diventa questa partita. Di Cagno di controvalso che alza un pallonetto perfetto all'ultimo centimetro del campo, Marchegiani fermo, messo male in campo, lascia la palla a rete, 30-15. Bene, bene, Leo Marchegiani Di Cagno con un break sopra, 4-2, adesso al servizio Rugani, il ragazzo nato a Lucca,
per cercare di accorciare, di restare in partita, perché un break in più si potrebbe dire che è una differenza quasi insalvabile, però vediamo. Ecco. Trenta-quaranta in realtà, punto di break, qua non deve sbagliare né Maccarone né Rugani, bellissimo pallonetto, ci arriva Rugani, palla ai piedi di Marcheggiani. Molto, molto, molto combattuta, punti, punto. Qua si gioca punto a punto, una vera lotta. No, poi Elio in questo sport cambia di un secondo all'altro, è un punto che ti fa girare la partita. Qua sbaglia Maccarone, bellissima uscita di Di Canio al centro, dove sempre si crea confusione. 5-2 a un passo della vittoria, Marcheggiani Di Canio. Ricordatevi che potete interagire con noi attraverso di Padel TV, nel nostro canale di Twitch. Siamo lì raccontandovi tutto quello che succede in questa bellissima giornata nel Country Club Racquet World di Villanova di Castenaso a Bologna, con un caldo che si comincia a far sentire. Me gusta este acento español que... Sì. Beh, a me quando devo parlare in inglese mi viene l'italiano, poi mi viene lo spagnolo, quindi hai ragione completamente. Poi immagino parlare tante lingue, comunque è bellissimo, quindi complimenti. Esatto, Paolo Di Canio intanto qua al servizio per cercare di portare l'ultimo game a casa e così chiudere il primo e unico set e per ende chiudere la partita. Vediamo cosa succede. Di Canio alza, rimane corto, Rugani che spinge al centro, punto, 0-15. Dimmi. È andata come la crescita del mondo, veloce, rapida, come la crescita dello sport, come la crescita del padel. Esatto, e la partita è andata veloce anche. È bello anche questo, è parte di questo sport. Quien vive, vede. Quien vive, ve. Sì, quien vive, observa. Sì, poi siamo tutti con le radici latine, sono lingue completamente, o molto simili per essere più precisi, no? Muy parecido. 15 pari qua. Punto a punto. Rugani e Maccarone che non vogliono lasciarsi andare. Vogliono rischiare. Bella questa uscita, bellissima.
si porta a casa anche gli applausi di Marcheggiani. 15-30. Certo, 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 ho cominciato a giocare col mio padre, quindi sì, si può giocare padre, figlio, tra fratelli, nonno e nipote, cioè questo è anche lo bello, cioè lo dicevi bene, no, non ha differenza d'età, quindi si può giocare due maschi, due donne, tre maschi, una donna, tre donne, un maschio, quindi è perfetto. Certo. Certo, certo, imprescindibile, equilibrio e coordinazione sono le basi per imparare per riuscire poi a mettere insieme i colpi che sarebbero i più difficili, no? Però se non abbiamo coordinazione, se non abbiamo equilibrio diventa più difficile. Bravo Di Canio qua per 4, 40-30 si porta il primo match point sul campo 1, attenzione Ecco, palla che ritorna al campo, è venuta a finire vicinissima a noi, Va Di Canio, nato a Roma il 9 luglio del 68. Marcheggiani dall'alto, cerca di tenere, Di Canio spinge, però la palla rimane corta. Ma Maccarone che fa un passo avanti, che va alla guerra, Di Canio che sbaglia, uscita facile. Ecco, uscita facile, ben approfittata per Maccarone. 40 pari. Sì. Non riesce a chiudere Marcheggiani qua, la pesca, molto bene Rugani, 40 pari, punto d'oro, o break point o match point, attenzione, bella palla al centro dove li fa male Rugani che in questa volta risponde bene, Maccarone che viene a prendersela, uscita in diagonale, blocca Di Canio, Marcheggiani, pallonetto basso, Maccarone sbaglia, rete, partita finita, ecco così è conclusa, 6-2, Marcheggiani Di Canio dopo una partita che ci hanno fatto vedere e capire anche molto